buongiorno. Molto sinteticamente e velocemente presentiamo questa iniziativa che analizzerei semplificando il concetto su questo domani tutto che ci capiamo. E tra l'altro Daniela Maroni è anche la consigliera che ha praticamente seguito la questione della carta scuola, quindi non mi pare dubbio. E poi abbiamo Brianza che è la presidente della commissione rapporti Lombardia Confederazione Elvetica, quindi a Cantone niente, sì. Molto semplicemente con qualche dato, con questo extra sconto andiamo ad applicare sostanzialmente la flessibilità reale sullo strumento, quindi si va ad azzerare praticamente la differenza con la benzina in Svizzera. In questo modo si ottengono due risultati. Il primo risultato chiaramente a beneficio del quasi un milione di residenti dei 244 comuni di confine, quindi un decimo della popolazione urbana, non è poca cosa. Quindi un beneficio interessante direi, perché lo sconto per esempio per i comuni della fascia A, quelli più vicini al confine, passa 0,18-0,35, ma come faccio? Il doppio, e per il comune della fascia B passa da 0,10-0,27. Poi il tutto verrà monitorato qualora ci fossero delle variazioni, sia il tasso di cambio sia il prezzo in configurazione elettrica, noi andremo dietro il progetto proprio per mantenere la quasi invarianza di prezzo. In questo modo si ottiene chiaramente un beneficio notevole per i cittadini in questa parte dell'anno, in un periodo di particolare crisi, quindi anche una cosa interessante sotto l'aspetto della tenuta dei consumi. L'altro obiettivo che ci siamo posti era di evitare di dare dentro dei soldi a Roma. Non intervenendo con la massima flessibilità, si rischiava di perdere oltre 4 milioni, quasi 4 milioni e mezzo del plafond che la Regione Lombardia ha su questa misura. Siccome non ci pare il caso di rinunciare neanche solo un euro di questi, in questo modo esauriamo completamente il plafond. Quindi il secondo obiettivo che ci siamo posti con questa misura della massima flessibilità è per l'appunto quella di esaurire fino all'ultimo centesimo le risorse romane su questa misura. Quindi questo è il secondo obiettivo che ci siamo posti. Direi che è una misura innovativa che però potremmo mettere a regime, cioè ogni anno sarebbe il caso a questo punto di valutare nel corso d'anno l'andamento proprio per tenere sempre al massimo il tiraggio per esaurire fino a un centesimo delle risorse. Quindi presumibilmente ogni anno vedremo questo tipo di iniziativa. Altre cose su cui si sta lavorando e valutando riguardano l'estensione eventualmente della fascia, le modifiche della fascia, piuttosto che l'estensione al gasolio, perché oggi parliamo solo di benzina. Sono cose in progetto di valutazione, le vedremo per l'anno in corso. Intanto abbiamo pensato a questa misura straordinaria con gli obiettivi che ci siamo detti e che ripeto, sostegno massimo possibile ai nostri cittadini in una fase di difficoltà, totale esaurimento dei fondi a disposizione, senza mandare dietro un euro a Roma. Direi che tutti i miei obiettivi li raggiungiamo. Lascio volentieri la parola alla consigliera Gardini, ma proprio alla presidente Brianza, che ci possono anche dare altri dati e altre considerazioni sul tema. Grazie assessore, buongiorno a tutti. Sono molto emozionata perché della carta sconto mi occupo dal 1995 ed arrivare ad avere questa flessibilità per me è un traguardo veramente molto importante e ringrazio ancora l'assessore Gardalla e il governatore Maroni per questa mossa di coraggio veramente incisiva per poter dare ossigeno in un momento di grandissima difficoltà sia dei cittadini, ma ricordiamoci che la carta sconto è nata a tutela di una categoria che altrimenti era a rischio di chiusura.
è un ossigeno veramente importantissimo, perché come voi tutti sapete, in questi due anni, con l'ultimo aumento dell'accisa, che era stato veramente molto importante perché era 27 centesimi e 12 centesimi, non c'era più la convenienza nemmeno con la carta sconto benzina ed era diventata obsoleta. Per cui oggi noi andiamo a recuperare, oltre a far sì che i cittadini capiscono che il prezzo in Italia è uguale a quello della Svizzera, andiamo anche a recuperare una diminuzione di erogato che nelle stazioni di servizio è pari al 50%, quindi anche con notevoli problemi occupazionali, perché ogni impianto mediamente l'anno scorso ha licenziato una o due persone, per cui anche un grande problema sociale. Voglio esprimere un grandissimo complimento anche a Lombardia Informatica per la CRS, perché ieri sera alle 24.15 è stato fatto lo switch su un impianto che è sempre l'impianto di riferimento per un impianto attivo, e nel giro di 10 minuti era già tutto a sistema, per cui veramente, siccome ogni tanto si parla magari anche a vanga sulla CRS, in questa occasione ha fatto vedere veramente che anche in Lombardia Informatica è un fiore all'occhiello, eccellenza per la nostra regione. Volevo anche dire questo, che io ci ho sempre creduto e ringrazio l'assessore Barbaldi Maroni. Però ecco, quello che io voglio anche dire è che tutta la categoria dei gestori ci ha creduto, perché vi ricordo che lo sconto viene anticipato dal gestore e viene rimborsato entro 7 giorni dalla regione Lombardia. Per cui in un momento di crisi come questo anche i gestori avranno un'esposizione economica superiore, ma sapendo che è l'ossigeno per le loro attività, prontamente hanno dato immediata risposta a tutto questo impianto. Più tardi in aula verrà portato all'ordine del giorno la mozione per la carta sconto benzina, perché con questa manovra coraggiosa del governatore noi faremo vedere a Roma la potenzialità dei nostri impianti, quindi noi faremo realmente capire quanto noi possiamo vendere, perché vi ricordo che ogni anno oltre confine vanno dai 290 ai 320 milioni di euro che non restano nelle casse della regione e quindi non possono essere utilizzati per i nostri servizi, e quindi anche questo credo che sia da tenere conto. Con la mozione noi rifacciamo vedere questa nostra potenzialità e così chiedendo al governo il raddoppio, perché il governo ci dà 20 milioni di euro all'anno, chiedendo i 40 milioni di euro noi possiamo procedere all'estensione al gasolio che è già legge dal 2008 ma non è mai stata applicata, e possiamo portare avanti l'allargamento della fascia sino a 40 km, perché oggi, con la differenza che c'era, da 40 km era conveniente andare oltre confine per fare il rifornimento di benzina, ma anche per il gasolio. Per cui un grazie veramente di cuore per il lavoro che è stato fatto e un grazie di cuore anche a tutti i miei gestori in questo momento di carico come presidente di categoria, perché hanno sopportato dei periodi veramente, veramente dannosi per i loro conti economici. Grazie. Ti lascio la parola alla consigliera Rianza. Grazie, buongiorno. Chiaramente per prima cosa mi associo anche io ai ringraziamenti all'assessore Garavaglia e al nostro presidente Maroni. Ricordiamo bene che già in campagna elettorale si era spesso trattato il tema dello sconto benzina, del fatto che dovessero essere introdotte delle misure aggiuntive. La carta sconto benzina ormai risale nel tempo, è stata parlata di introdotta per la Lombardia nel lontano 99 e con legge del governo allora sostenuta e promossa, ricordiamoci, dell'onorevole Giorgetti, proprio della provincia di Varese,
aspetta, sedici per primo, sapendo quelle che erano le problematiche dei territori di confine. La carta sconto al suo esordio ha avuto sicuramente un impatto molto positivo su tutte le aree di confine e su tutti i comuni e su tutti i residenti delle zone. Poi chiaramente con l'andare del tempo ha perso parte del suo vigore, soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito a quello che era un fenomeno degli anni 90 assolutamente frequente, costante, quotidiano, che era proprio il pendolarismo verso la vicina Svizzera per recarsi alle pompe di benzina per avere dei possibili vantaggi e sconti. E negli ultimi anni appunto il vantaggio della carta sconto benzina era stato quasi annullato. E quindi già in campagna elettorale il Presidente Maroni aveva da subito fatto cenno alla necessità di dover intervenire urgentemente su questo tema. Ebbene, nel giro di 6-7 mesi il risultato l'abbiamo ottenuto. Un primo risultato raggiunto, credo che questo sia un fatto importante, concreto, che darà da subito, da oggi, un beneficio materiale ai nostri cittadini, ai residenti dei territori di confine. Anche è stato un tema che abbiamo spesso affrontato anche nella commissione speciale nella quale fa parte proprio la consigliera Maroni, e tra le tematiche che abbiamo affrontato come commissione, trattando appunto di rapporti tra Lombardia e vicina Confederazione Belga e in particolare Canton Ticino, non si poteva non trattare anche il tema della carta sconto, perché si riferiscono quali altre problematiche o punti di vantaggio legati alla vicinanza di questi due territori. E quindi non posso che essere lieta oggi di questo grande risultato che tornerà davvero a dare ossigeno, come si diceva prima, a tutta la categoria che nelle fasce di confine sta soffrendo. Nuovamente stavamo assistendo al fenomeno delle pompe di benzina che chiudevano, quindi è davvero una situazione abbastanza desolante, ma non solo alla categoria ma anche a tutti i cittadini che risiedono in questi territori. Ottimizzando le risorse che oggi ci sono in regione Lombardia, quindi credo che questo sia un sinonimo di grande efficienza, e diamoci come obiettivo e come spunto per il futuro quello di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che sono stati appena accennati, ovvero di rendere stabile questo incremento della carta sconto, ma anche perché no, estenderlo al gasolio ed estenderlo a un territorio maggiore rispetto a quello che oggi è compreso e che riguarda strettamente le fasce di confine. Davvero una cosa fondamentale anche per tutti i cittadini che vi risiedono. Grazie. Bene, se ci sono domande, no, qualche dato nel frattempo. Allora, i veicoli autorizzati sono 310.000, 150.000 in fascia A e 160.000 in fascia B. Potenzialmente autorizzabili si arriverebbe a 580.000, i comuni, i cittadini residenti dei 244 comuni sono 1.000.000 circa, 530 fascia B, 490 fascia A, distribuiti a metà. I benzinai attivi su questa operazione sono 250.000, quindi come diceva giustamente la consigliera Maroni, parte importante. Altri dati interessanti, cose già dette, quindi questo è quanto. Io, se ci sono domande volentieri, nel frattempo chiudo i ringraziamenti Cesare Benetti per la struttura fisco che ha seguito la questione e a Lombardia Informatica che ha seguito la questione dal punto di vista appunto della gestione della flessibilità, che era la vera novità. La flessibilità consente appunto di lavorare al massimo le risorse, quindi di rendere la misura la più potente possibile. È giusto per lo Stato, questo è un investimento, però avendo seguito la questione a Roma in commissione bilancio si fa fatica a farlo capire alle regole della ragioneria, viene una battuta, infatti con quelle regole abbiamo un debito pubblico di 270 miliardi, quindi non è che funziona neanche bene, però chiunque capisce che investi in un piccolo sconto, però per ogni litro incassato ti incassi l'IVA e le accise. È evidente che qui lo Stato ci guadagna un po', ma non va bene, si guadagna perché tiene in piedi l'attività e aiuta la propria gente. Se ci sono questioni, volentieri. Io non ho capito se è già attiva la variabilità o quando. Attiva la oggi. Ciao. Operativa da stamattina e sera. La cattura di impianto.
Bene, buona giornata, buona grazie.